Bella a tutti ragazzi, sono GiustValle06 e come avete potuto vedere dal titolo del video, oggi andrò a parlare di due argomenti. Però prima che inizi il video voglio provare a fare una cosa. Se mi metto in questo modo, sta molto più comodo e riesco anche a parlare meglio, perciò il video verrà ancora meglio. Perciò d'ora in poi farò il video in questo modo. Allora, parto con il dire che il progetto 900 e questo, il tunnel della libertà, sono stati di due argomenti, no, due torture, cioè, questo che, alle quali mi hanno fatto sottoporre durante la quarantena. Che cosa intendo? Allora, partiamo dal progetto no 900, progetto 900 che ce l'ha assegnato la nostra professoressa di storia, e questo progetto riguardava il capire la storia con le canzoni. E già partiamo male perché la storia è quella, studiate là, non ha varianti. Massimo alle opinioni, ma qui potrei avere tutta una pagina di 7 ore e mezza dove ne parlo. Vabbè, e tra queste canzoni, però devo dire che alcune ci sono state che mi sono piaciute, però anzi, una. E mi è piaciuta perché era tipo un meme. Era visto che potevi cambiare sempre le parole e aveva sempre lo stesso significato, proprio bellissimo. A parte quello non era niente, però canzoni del calibro di Il cuoco di Salò, Vado in Abissinia e altre che veramente sono stupidissime e non conosciute da nessuno. Allora, beh, questo progetto 900 era composto da 23 canzoni, o meglio, da 22 canzoni e un discorso di 15 minuti. Ogni canzone dura in media 2 minuti. Mi sono fatto un calcolo e avrei passato più di un'ora ad ascoltarmi quella roba lì. Che poi su 23 canzoni 18 non si capivano. Mi spiego. Cioè, il discorso di canzone sia sempre la musica triste, da funerale, con sopra delle voci che imitavano la musica e perciò non riusciva a capire niente. Immagino se quella canzone fosse stata scritta ai giorni nostri, perché immagino i lyrics, che cosa avrebbero scritto ai lyrics? Niente. Poi invece il tunnel della libertà, tunnel della libertà che in questo caso è una miniserie composta da due puntate, andate in onda su Mediaset dal 4 al 5 di marzo, mi sono andato a informare, e la nostra prof voleva che noi ci vedessimo queste due puntate. Purtroppo, essendo stata fatta da Mediaset, non era possibile reperirla da nessuna parte, neanche sui siti illegali, per quanto era brutto. Perché dico che era brutto? Perché allora, uno era irrealistico, perché non si è mai visto che tu lanci una chiave dall'ottavo piano e la chiave neanche si rovina, ma è meglio di prima. Non sarà. Cioè. No, aspetta, fate questo esperimento. Andate sul tetto del vostro palazzo, lanciate una chiave, andate a riprendere e vedete se si è rotta o meno. Se si è rotta, avete perso una chiave, avete fatto meglio ad andare al ferramento a farvi fare una copia. E poi un'altra cosa, gli attori hanno dei nomi strani, ma vorrei concentrarmi su uno che si chiama Mimmo. Ora so che Mimmo è il diminutivo di Domenico, però dai, persona che ha inventato il nome Mimmo, potevi inventare qualcos'altro, per esempio un piatto, una qualsiasi cosa che non è il nome Mimmo, perché è un nome buffo, è il nome per un cane. Ecco. Posso chiamare il mio gatto su Minecraft Mimmo? Ecco, ok. E poi, tra l'altro, mi sembra che la cosa sia stata fatta in italiano, cioè che la misura sia stata fatta in lingua italiana, ma c'è un problema. Uno solo proprio di fondo. Sembra che è stato doppiato, ma non doppiato bene, che tu sai che sono doppiatore, tu sai che sono italiani, sai che parlano senza muovere la bocca. Sai che è fatto a 144 fps? Insomma, uno schifo di film per farla breve. Ok. Beh, fatto sta che ora è bello lamentarsi dopo un mese che l'hai visto.
Perché ho aspettato oggi perché il 22 sono uscite le pagelle, ci fosse un video al riguardo, le pagelle, e perciò prima non potevo parlare in tempo perché se per caso una prof vedeva il video, so, ah no, questo ragazzo ha fatto questa cosa, abbassiamogli tutto quanto e bocciamolo. Perché sarebbe, si sente andata in questo modo. E poi dicono che la libertà di espressione esiste. Ok, il video è finito qua. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se questa nuova modalità di mela da in piedi vi piace. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!